Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Per PSN Card italiane ad ottimo prezzo, eneba.com trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuti in un nuovo Squad Builder con protagonisti Beckham, versione 87 Icon, Ronaldo, versione base, Mbappé nella versione base anche qui, che sì, Road to the Final, è circa 1.100.000 di credito, di crediti, di budget. E devo ringraziare Foot Crew per avermi, praticamente l'ha fatta lui questa squadra, solo un giocatore magari andrò a cambiare io, però l'ha fatta lui. Sono davvero una community, secondo me, capace. Non è la prima volta che mi aiutano effettivamente parlando, e devo dire che sanno fare dei bei squad builder. Quindi vi lascio il link alla loro pagina qui nella descrizione o nel primo commento, vedremo un po', e andateci a fare un salto, perché magari se volete altri consigli ulteriori loro sapranno come aiutarvi. Però prima di continuare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete anche link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch, dove vado in live da giovedì alla domenica. Forse giovedì inizierò a portare solo RP, GTA RP, vediamo un po' come si evolve la situation. In primis devo cambiare il modulo e metterci di base un 4-4-2 con Beckham nella sua versione da centrocampista centrale, che secondo me è la miglior versione in quanto ha il suo ruolo ideale, ovvero centrocampista centrale. Cristiano Ronaldo nella versione base, mettiamoci lui, però non mi ha detto se era la versione flashback o la versione, vabbè, quando mi ha fatto la richiesta non mi ha specificato. Comunque qua ci mettiamo un bel Mbappé nella versione base anche qui, e che sì, ce lo piazziamo qui con centrocampista centrale, road to the final. A destra ci mettiamo Lozano, assolutamente uno dei migliori esterni, possiamo metterci l'86, l'85, l'83, andiamoci a mettere secondo me l'85 più per un rapporto di prezzo più che altro. Come terzino destro il nostro membro di Foot Crew ci consiglia un Quadrado, e io ci posso anche stare. E come difensore centrale, addirittura Dalot, secondo lui ci sta bene, anzi direi che ci sta veramente bene alla fine, non è male. La versione però terzino sinistro e non la versione terzino destro. Ci possiamo mettere Dalot, ci possiamo mettere Smalling che costa troppo ma sta scendendo, e in porta Donnarumma. Però io vi posso dare anche un'alternativa che vi dirò a brevissimo. Come altro giocatore ci mettiamo un bel Varane e un bel Mendy. Ovviamente Varane sappiamo tutti, dai, com'è fortissimo, è veramente imprescindibile, impossibile non mettere in alcune squadre, perché è veramente completo. Non è quel Mendy, è questo Mendy, perdonatemi. Nella versione base, unica versione, magari se uscisse una versione special di Mendy, wow, sarebbe troppo mostruoso a parer mio. Come esterno Neymar, ovviamente Neymar, come può non mancare? Ovviamente non può giocare così la squadra in game. Secondo me possiamo metterci un bel, anche secondo Foot Crew, ci mettiamo Beckham a centrocampo e Mbappé in attacco. Così giocherebbe in game la squadra. Perché così? Perché mettere Beckham in attacco? Perché dà più intesa a Ronaldo. Ci possiamo mettere anche un Bastoni volendo, se proprio non siamo convinti di Dalot, e togliere anche Donnarumma volendo, mettendoci un Bastoni. Però poi di conseguenza il budget sale, ovviamente, e ci mettiamo magari un Handanovic, oppure ci possiamo lasciare un bel, appunto, Donnarumma, è uguale. Io giocherei anche così volendo, senza problemi, e magari faccio fare un piccolo downgrade a Lozano, magari a posto di Lozano ci mettiamo un Hakimi, che comunque come esterno è valido, anche se non tira tantissimo, ovviamente il budget sale, quindi possiamo rimanere di base anche così. Lascerà appunto un Lozano, metterci magari qui a questo punto ci mettiamo veramente Dalot qua, andiamo a risparmiare qualche altro credito. Possiamo giocare anche così, insomma le alternative ci sono, sono valide, e per me è davvero una bella squadra, e ringrazio davvero Foot Crew. Se volete altri squad builder potete andare nella loro pagina Facebook, trovate il link qui in descrizione. E che dire ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, la squadra vi sia piaciuta. Qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli.